Ciao ragazzi, oggi sono arrivato fino in Lombardia per parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore, la sicurezza in moto, e c'è un'azienda in particolare di cui io sono il cliente dal giorno numero uno in cui vado in moto, la moto airbag, perché io indosso sempre, come avrete visto nei miei video, le airbag da moto, che è una cosa che secondo me ti può salvare la vita in caso di incidente in moto, che è fondamentale. Adesso vado dentro l'azienda, vado a parlare con i ragazzi di moto airbag perché devo fare un piccolo upgrade al mio airbag. Andiamo a vedere. Questa è la colonna di tutti quelli che hanno avuto un incidente e si sono salvati grazie all'airbag da moto. Guarda qui che roba. La macchina non si è fermata e mi ha preso in pieno. Non oso pensare cosa sarebbe successo se non avessi avuto moto airbag. Qua tutte le mail di ringraziamento. Oh, ciao, scusami. Bene? Allora, Tutto benvenuto. bene? Scusa il ritardo, c'è un traffico No, infernale. Di questo avete scatoloni pieni? abbiamo degli scatoloni pieni, adesso ne abbiamo. Sono tutte lettere che noi non pubblicheremo mai Certo, per rispetto delle persone. però vi fanno. Ma quando arrivano qui ce ne sono Vi fanno essere alcuni. contento del lavoro che Sì, fai. sì, sì, sì. Questa è un'airbag che si è vista brutta. L'airbag, per fortuna non il proprietario. Quindi qua è esploso dietro, davanti ovviamente. Si è andato dietro e davanti. Comunque qua vedi il buco, ma non c'è l'airbag, c'è un altro strato che protegge Certo. l'airbag, per cui la tecnologia airbag dentro è completamente intatta. Questo è impatto puro. È proprio colpo. Questo è impatto puro. Allora, adesso a Fabio gli facciamo qualche domandina che mi sono segnato qui per farvi capire anche a voi. Io chiaramente da utilizzatore moto airbag me ne sono studiate tutte per bene prima, però adesso che siamo qua a casa loro, gliele chiediamo per bene. Mettiamoci qua a tavolo e vediamo di analizzare tutto. Allora, prima domanda, differenza tra l'airbag meccanico e elettronico? Mi Assolutamente. sembra di essere all'esame all'università, spero di essere abbastanza preparato per passare in maniera. Va bene, allora mi puoi rifare la domanda? Ok, allora per risponderti brevemente, la differenza fondamentale è il come capisce. Un sistema meccanico capisce attraverso un collegamento fisico tra l'airbag e la moto. Quindi Ok. un cavo, un filo, poi vediamo nel dettaglio. Il sistema elettronico invece ha tutta una serie di accelerometri che vanno a finire in un software nel quale software sono stati precaricati gli incidenti. E questo è il famoso cavo del meccanico, giusto? Adesso poi vediamo bene Esatto, come come funziona. funziona. Però adesso Fabio ce li spiega meglio perché anche perché secondo lui ha dei vantaggi quello meccanico, anche se voi li fate tutti e due, Esatto. fate il meccanico, l'elettronico e il Ibrido. ibrido, esatto. Allora, lo svantaggio, partiamo dallo svantaggio che non Sì. piace. Lo svantaggio è che bisogna collegarsi e scollegarsi dalla moto. Sempre. Sempre, perché il sistema deve capire che cosa succede alla moto. Ed è lo stesso svantaggio della cintura di sicurezza, del casco che lo devi allacciare e del cavalletto. Su questo posso dire una cosa io, nel primo mese ho dimenticato tantissime volte sia di allacciarmelo sia di sganciarmelo, però per fortuna quando scendevo dalla moto non si attivava Vero. perché deve avere una pressione Deve avere un superiore carico di 15 kg, a quindi se 15 kg. uno scende si sente il coso. Però abbiamo fatto un bellissimo adesivo adesso da mettere sul pulsante di accensione che ho scritto Recorders. Ricordati, quindi. Esatto. Io non ce l'ho quello. Lo Lo diamo. prego. La cosa che va specificata è che, almeno nel mio caso, da utilizzatore, poi entra l'automatismo. Cioè, adesso a me sembra strano salire sulla moto e non agganciarmi o scendere senza sganciarmi quando magari mi capita di utilizzare la moto per andare dal tabaccaio, magari non lo metto su. Ciò, questo automatismo qua è un po' come quando vai con la macchina in cintura di sicurezza, te la ricordi di mettere e ti ricordi di staccarla, no? Esatto. L'altra domanda è: se ho un incidente, rimango attaccato col cavo alla moto? Allora, in caso di incidente il sistema si sgancia completamente, ma il motociclista è legato alla moto. E ti ho preparato un pezzo, vedi? Praticamente il sistema meccanico funziona con una pallina Ok. che deve essere estratta da qua. La pallina è semplicemente appoggiata e poi diventa così. Ma il motociclista rimane collegato alla moto. Questo è un punto Questo qui si fondamentale. stacca Si stacca completamente e rimane completamente. questo pezzo attaccato alla moto E rimane e attaccato alla questo qui è il sella. pezzo che rimane Esatto. nell'airbag.
Però chiaramente ci sono dei vantaggi nell'avere il meccanico rispetto all'elettronica, quello un po' che mi ha fatto propendere per questo sistema. Che sono? Quali, Fabio? Allora, solo che con un sistema meccanico si ha un dispositivo che è sempre pronto a funzionare, non dipende dalle batterie, non dipende dal GPS, non bisogna ricaricare le batterie, non bisogna aggiornare il software. È un sistema efficace e mi permetto di dire infallibile. Non è un ulteriore dispositivo alla sera che devi ricaricare, perché No. abbiamo da ricaricare il telefono, lo smartwatch, il navigatore GPS, la telecamera, le robe, sarebbe un'ulteriore cosa che uno va a ricaricare. Esatto. Un ulteriore vantaggio è che ha un grado di controllo in più, cioè nel senso che questo Fastlock è in grado di controllare la distanza del motociclista dalla sella, la velocità di movimento, l'accelerazione e lo spostamento nello spazio. Quindi ha un grado di controllo superiore ai sistemi elettronici, pur essendo un dispositivo analogico. Il vantaggio è che puoi anche guidare in piedi, quindi tu ti alzi in piedi, per esempio, e non lo senti nemmeno il cavo. No, sì, ci si alza in piedi come la cintura di sicurezza. Esatto. Devo dire che a volte guidando su strade bianche un po' sterrate, io comunque lo indosso, mi alzo in piedi e mi sono girato a vedere se ero collegato, perché cioè non lo senti proprio, non è che senti un po' una trazione, non senti proprio nulla e quindi puoi guidare tranquillamente anche in piedi se lo vuoi utilizzare su strade sterrate. Comunque, Moto Airbag fa, come ho detto prima, i vari modelli, cioè fa il meccanico, fa l'elettronico e fa l'ibrido. E allora c'è da chiedersi, ma perché se il meccanico ha insomma tutti questi vantaggi, perché sono stati fatti anche gli altri sistemi? Diciamo che l'ambito delle moto è molto ampio, va dalla strada alla pista. Sembra che in questo momento in pista abbiano un'esigenza di utilizzare un sistema elettronico che è molto, molto più semplice che un sistema elettronico sulla strada. Cioè in pista succedono degli incidenti che sono ben catalogati, l'elettronica è molto, molto più facile da fare. Per cui, per gli amanti dell'elettronica, abbiamo fatto anche noi il sistema elettronico. Siamo in questo momento convinti che la parte elettronica possa andare bene per la pista, ma non è facilmente applicabile alla strada. Chiaramente quello che dice Fabio, giustamente, è che in strada può capitare di tutto, Sì. molte più cose di quelle che possono capitare in pista. Esatto, cioè in strada ci sono delle tipologie di incidenti dove innanzitutto in strada non ci sono le vie di fuga, che non è un piccolo dettaglio. Esatto, c'è il Quindi lo cordolo che deve sbattere. L'ostacolo è subito lì, non c'è la signora che cerca parcheggio. Oddio, non voglio parlare male delle signore, assolutamente, Assolutamente. però E della loro libertà di cercare ma quando parcheggio. vogliono, l'importante è la freccina, ragazzi. E cioè, ci sono delle dinamiche molto molto diverse e la strada è veramente molto molto più pericolosa della pista. È più complessa. È molto più complessa, considerando che in pista sono tutti professionisti. Certo. C'è una caduta a 100 all'ora, anche 150 all'ora in pista con la via di fuga, non c'è problema. Ci sono cadute mortali a 10 all'ora in città contro un cordolo e marciapiede. Certo. Qua Fabio ci ha preparato un po' insomma, il dashboard dei vari sistemi, no? Dal meccanico all'elettronico all'ibrido. Spiegaci un po', Fabio, come funziona. Allora. Allora, questo qui è un attivatore completamente meccanico. Praticamente Ok. c'è una molla che spinge un otturatore, cioè questo meccanismo è molto simile a quello delle armi. Quindi abbiamo un otturatore che va a perforare la cartuccia di gas. Come vedete, tutti gli otturatori hanno questa parte di controllo. Questo invece è un attivatore ibrido, quindi può essere collegato sia al Fastlock sia ad una delle nostre elettroniche. Ok. Ok, questa è Ok? l'elettronica che rileva. Che questa è l'elettronica che rileva in pista l'incidente. Ok. Vedete? Questo è ibrido, vuol dire che può essere questa pallina può essere estratta o dall'intervento del Fastlock oppure può essere sparata fuori da questo attuatore pirotecnico che ha un pistone che fa uscire la pallina. In pratica, il primo dei due che capisce l'incidente attiva l'airbag. Ok, quindi sei coperto. Si è coperto. Poi io aggiungo il fatto che questo capisce sempre prima da tutte le prove che abbiamo fatto, però per gli amanti dell'elettronica c'è questo. C'è da dire, Fabio, che, correggimi se sbaglio, l'elettronico funziona col GPS, quindi bisogna che ci sia Sì. Hai sempre, sempre ricezione GPS. ragione.
Per far funzionare questo ci vogliono sostanzialmente tre condizioni. La prima, che il GPS capisca. La seconda, che la batteria sia carica e non ci siano delle anomalie del sistema. La terza è che all'interno il software abbia capito l'incidente. Cioè bisogna cadere, detto brutalmente, nella configurazione che è stata precaricata. E questo vale per tutti i sistemi elettronici. Appunto, la domanda è: perché li avete fatti tutti e tre? Allora, noi partiamo dal presupposto che tutti i motociclisti si devono dotare di un airbag. C'è chi lo vuole elettronico, chi lo vuole meccanico. Insomma, noi siamo per dire basta discutere sull'airbag, compratelo. Elettronico o meccanico, ma compratelo. Cioè, è un concetto molto molto semplice, fino ad arrivare, che è un po' quello che pensavo io, che i motociclisti si dividono in due categorie. Okay. Quelli che hanno l'airbag e quelli che lo devono comprare. C'è una cosa che volevo dire. Io spesso, quando dico che ho l'airbag da moto, le obiezioni sono quelle: vabbè, se non vuoi rischiare, stai a casa. Al di là del fatto che stare a casa, secondo me, è comunque più rischioso, fare una vita sul divano, è un ragionamento assurdo, nel senso che il rischio per la gran parte dei casi non è sotto la nostra prevedibilità oppure possibilità di cambiarlo. Quello che possiamo fare è abbassare le conseguenze dovute al danno del rischio. Cioè, se c'è un meccanismo che ci fa abbassare i danni, perché non utilizzarlo? Soprattutto che non ci fa cambiare l'esperienza di guida in moto. Tu che ne pensi, Fabio? Guarda, sono perfettamente d'accordo con te. La tecnologia dell'airbag ha 20 anni, quindi non è un prodotto nuovo. Ed è super collaudata. Siccome gli strumenti per non farsi male ci sono, adesso ti faccio un esempio molto semplice. È come se tu scoli la pasta. Certo. E ti bruci le mani. Quello non è un incidente. Ci sono le pattine, santo Dio, usa le pattine. Certo. Si chiama negligenza. Quindi i prodotti ci sono. Il costo di un airbag, stiamo parlando sempre intorno tra i 600 e i 650, i nostri e anche quelli di altri. Quindi è una cifra, 600-650 euro, che per la propria sicurezza io penso che ne valgano. Assolutamente. Devo aggiungere una cosa: quando ad un amico, una cosa personale, ho detto quanto costava il mio airbag, e mi ha detto: ah no, quei soldi lì non ce li ho. Aveva la moto ripitturata, lo scarico modificato, e comunque anche qualsiasi cifra fosse, dicevo prima a Fabio, io lo comprerei anche se costasse 2000 euro. Perché? Perché 2000 euro sono comunque infinitamente meno del valore della mia schiena e di tutte le possibili conseguenze a cui l'airbag può salvarmi. Cioè, quello che dobbiamo arrivare è che dobbiamo smettere di buttare via i soldi sulla moto. Spendiamo tre soldi, comunque sono anche di più, è vero, sono 600 euro, ma per noi stessi. È una cultura proprio della sicurezza. È una cultura per la sicurezza. Assolutamente. E una cosa in cui Fabio è d'accordo, adesso che stavamo discutendo, è che lui, come me, è contro l'obbligatorietà degli airbag, perché è molto peggio obbligare qualcuno a fare una cosa proprio a livello di comportamento umano piuttosto che fargli capire come mai dovrebbe utilizzarla, giusto Fabio? Esatto, allora partiamo dal presupposto che non c'è differenza tra cadere col ciao, per chi ancora se lo ricorda, perché il marciapiede è duro uguale per tutti. Esatto. Ok, partendo da questo presupposto, noi non siamo d'accordo sull'obbligatorietà perché la coercizione non ci è mai piaciuta. Cioè, devi essere libero di scegliere di proteggerti, cosa che noi chiaramente vivamente consigliamo. Per cui se venisse fuori una legge, mi auguro di no, dovrebbero essere tutti dal ciao al GS, dico, sì. Che è una cosa che... Alla mountain bike. Cioè, non ha senso. Una delle cose che a me, quando ho acquistato la moto, ho acquistato tutta l'attrezzatura, poi ha fatto propendere per moto airbag, era che lo stabilimento fosse qua in Italia, da lavoro a persone italiane, e fosse tutto fatto qua in azienda. Non ci sono altre parti che vengono assemblate o montate fuori dall'azienda. Quindi il controllo qualità, Fabio, correggimi se sbaglio, è tutto qua direttamente in azienda. Comunque, esatto. Adesso, allora, spiegaci un po' meglio come funziona. Allora, la nostra azienda fa solo airbag. Noi non facciamo cappellini, giacche, guanti, queste cose qua. Facciamo solo ed esclusivamente airbag da 20 anni. Progettiamo tutto qua, costruiamo tutto qua, prototipi a test, eccetera. Il montaggio nello stabilimento che qua abbiamo è molto simile a quello delle armi, ma non perché voglio parlare delle armi, per la precisione che ci vuole. Come un orologio, mettiamolo così, che è più, un pochino più simpatico, ecco. Tutti i sistemi vengono montati rigorosamente a mano, perché non c'è nessun manipolatore a robot più preciso della mano di una persona.
Ho un discorso che volevo affrontare anche per cui io avevo scelto il meccanico, è la ricarica dell'airbag. A me è successo che una volta ero col fango, in una pozzanghera di fango, e tra l'altro ho trovato il video su YouTube. Fango bastardo, si è inclinato il transalpe e non l'ho tenuto, se no mi spezzo una gamba. Guarda la spiaggiata lì e ovviamente mi è esploso l'airbag. Mi è scivolata la moto, sono saltato via e l'airbag mi è esploso dietro. Chiaramente la moto pesa 240 kg, c'è chiaramente una pressione superiore ai 15 kg nella trazione e l'airbag è esploso e me lo sono potuto ricaricare da solo Sì, comprando poverino, lui ha l'airbag. fatto il suo lavoro. Esatto. Però seguendo un video tutorial su YouTube ho potuto ricaricarlo tranquillamente da solo, è chiarissimo il tutorial, fatto da voi poi tra l'altro, proprio dall'azienda. In 5 minuti, quindi compri le bombolette, anche se sei in viaggio, esplode per caso, E te lo te lo ricarichi. ricarichi. Sì. Diverso invece il caso, chiaramente, da impatto, da incidente, lì va controllato. Lì bisogna revisionare, cioè quando esplode bisogna fare una specie di checklist, bisogna vedere se sono in Italia, abrasione, eccetera. Va Se tutto a rimandato in posto, azienda. esatto. In quel caso lì, anche lì, in quel caso lì, non bisogna buttarlo via, ma riusciamo a recuperare. In azienda sostituiamo i componenti che si sono danneggiati. Si cambiano i componenti, viene ricostruito tutto il gilet e viene consegnato praticamente nuovo cambiando i pezzi. Non male. Non è male, ripeto, lo facciamo qua. Posto. Certo, quello è un vantaggio. Devi avere tutto, tutto, tutto qua in Italia. Adesso trovandomi qui a chiacchierare con Fabio mi spiegava tutti i dettagli tecnici dell'airbag. Che vabbè, non scendiamo nei dettagli perché sennò diventa un trattato scientifico. Però ogni parte del moto airbag è un brevetto e una su tutte mi ha colpito. Per esempio questo piccolo meccanismo qui che è la bombola del gas che poi riempie l'airbag. Viene sparata da questo meccanismo qui dentro all'airbag, qui nella schiena, sul davanti, a 1250 metri al secondo, che è la velocità del suono. Quindi devi risolvere il problema di un gas che viene sparato a questa velocità, che però venga distribuito uniformemente. Questo per dire che c'è tanta di quella tecnologia, anche semplicemente dentro questa molla retrattile, chiamava, sfrutta un principio che si chiama instabilità euleriana per i nerd che se ne vogliono studiare il significato. Tanta di quella tecnologia, tanta quella ricerca che effettivamente la domanda che ti fai è: ma costa solo 600 euro? Com'è possibile? È così, ma c'è tanta di quella tecnologia che staremo qui a parlare 2 ore. Allora, questo È è il il nuovo 4. Airbag V4. Vediamolo un po'. Che cosa cambia rispetto a quello che ho io, che è il V3, fondamentalmente, Fabio? Allora, parliamo dal punto di vista di protezione ingegneristico, sai che mi piacciono questi argomenti qua. Giustamente. Giustamente. Allora, dal punto di vista di protezione sono assolutamente identici. Tutti Identico. sono dotati del fast lock del sistema di prima e ne abbiamo già parlato. Quello che cambia è che abbiamo montato le maniche, Esatto. ma non collegandole banalmente qui, perché siccome i due sistemi si muovono durante l'esplosione, non potevamo vincolare la manica, perché quando Quindi è questo si gonfia avrebbe richiamato la manica facendo certo. spostare la posizione di Certo. protezione del corpo. Quindi sono Quindi completamente sono svincolati. separati, ma li abbiamo vincolati all'interno, quindi all'interno. Vedi? Abbiamo costruito una giacca non giacca, guarda, completamente traforata, Traforata. che è vincolata questa volta al gilet attraverso una zip, che è questa. Vincolo Ok. che abbiamo fatto anche qua e qua sotto con un velcro. Quindi andiamo alla fine lo trasformiamo in una giacca. Questo sistema, siccome può succedere che anche d'estate piove, magari meglio di quest'estate che è andata. Certo. Questa si fa rigirare il cursore da questa parte qui, si richiude come una normale giacca, vedete? Quindi si separa dal gilet. Si mette la tutina dell'acqua sopra questo e questo di nuovo sopra. Quindi con un pezzo riusciamo a fare tutto. È simpatico perché è l'unico prodotto dove monti le maniche d'estate. Esatto. Esatto, e poi diciamo che per me il vantaggio era questo, nel senso che quando io montavo il V3 lo mettevo sopra la giacca da motociclista, perché chiaramente il V3 è soltanto un gilet, quindi d'inverno mi era molto comodo perché era uno strato, insomma, che mi proteggeva dal freddo e dal vento, però d'estate era un ulteriore strato da aggiungere.
in questa maniera qua il problema viene risolto. E poi queste protezioni qua cosa sono? Sono protezioni di giacca da motociclista, sono protezioni di altissimo livello. Sì, allora, noi abbiamo montato innanzitutto protezioni fatte in Italia, Numero dalla Betac. C'è la possibilità di avere il livello 1 e il livello 2, sempre di Betac, a seconda dell'esigenza. Lateralmente abbiamo mantenuto la possibilità di regolare il gilet per le varie certo. taglie e addirittura Di di allargarlo. allargarlo. Ecco, qua si ingrassate, ma vedete di non ingrassare, Sì, insomma. beh, però sai, ma uno può ingrassare e dimagrire Limitatamente. limitatamente. Ah, qua c'è il seriale perché ogni airbag ha il suo numero seriale, ti registri al sito e poi ogni 4 anni Motorbike ti manda un'email dicendo di rimandare in azienda per fare un controllo, no? Sì, allora Generale. l'operazione è molto semplice. Sul nostro sito c'è un solo pulsante grosso così con scritto registro il seriale, è gratis. Si mette il numero di serie, si mette la mail. Dopo 4 anni mandiamo una mail dicendo è il momento di fare la Ho mandato revisione. una mail ogni settimana No, con i gossip. abbiamo dell'altro da fare, come voi Ok, tra l'altro. esatto. Allora, proviamo qua il nuovo V4. Allaccia qui, sempre ricordarsi di allacciare qui. E qui si allaccia. Tu adesso hai un Ecco. V3 più le maniche, Esatto. uguale V4. E questo viene in varie colorazioni. Io adesso ho questo qui nero. Le maniche sono sempre nere, però c'è grigio, cioè tutto nero, o c'è fluo, giusto, Esatto, Fabio? un'alta Che il visibilità, fluo tutto fluo. poi viene, com'è il discorso del fluo? Quando uno vede un colore fluo, Ah sì, cioè. perché praticamente la trasmissione del colore fluo avviene con un certo ritardo. Esatto, quindi si nota di E più. quindi si nota di più, è proprio una composizione chimica dei colori Sì, fluorescenti. questa è roba proprio da tecnica. Ok, parlando un po' di prezzi, questo qui, il V4 con gilet e maniche, costa 720 euro. Invece questo qua, il V3, che come abbiamo detto fondamentalmente è uguale, soltanto non ha le maniche, costa 620 euro, un po' in linea con tutti i prezzi Sì, dei vari airbag, anche delle altre marche. Il prezzo è esatto. quello, fascia Allora, di prezzo. parliamo di gilet, così sono più equiparabili. Allora, un gilet airbag costa tra le 600 e le 650 euro di tutti i marchi. Il mio messaggio rimane sempre lo stesso. Ragazzi, usate l'airbag, se ti piace l'elettronico, usa l'elettronico, il meccanico, usate il meccanico. Una nota, siccome costano tutti uguali, informatevi bene prima di comprarlo, perché dentro nell'airbag ci siete voi. Oh, ragazzi, dettaglio importante che va specificato. Moto Airbag offre l'upgrade pagando la differenza di prezzo. Cosa vuol dire? Che se tu hai un V3 e vuoi passare al V4, non devi cercare di vendere il V3 su internet e ricomprarti da nuovo il V4. Praticamente ridai il V3 a Moto Airbag. Moto Airbag te lo converte in un V4, cioè tutta la parte tessile è nuova, riutilizza chiaramente la stessa tecnologia che è identica che avevi nel V3, te la mette nel V4. Ricontrollando tutte, guarnizione, rifacendo il test di sicurezza, paghi la differenza di, mi sembra, 120 euro, una cosa del genere, comunque una frazione del costo dell'airbag e hai l'airbag dell'ultimo modello. Facendo un esempio, è come se adesso è uscito l'iPhone 14, costa 1200 euro, tu riporti l'iPhone 13, ti ridanno 1000 euro e con aggiunte 200 euro compri l'iPhone 14, quindi una roba fantastica. Non guardate tanto il prezzo, guardate la tecnologia, informatevi molto bene sull'azienda che li produce, dove li produce, e comunque l'importante è che lo indossiate sempre. Beh, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Spero di aver risolto e avervi un po' chiarito le idee su cos'è l'airbag, come funziona, le differenze, i vantaggi, svantaggi, e soprattutto avervi convinto a comprare un airbag. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, grazie Fabio per averci ospitato qua a Grazie, grazie a voi, Motorbag. grazie Grazie. Ciao ragazi. a te. Ciao. Ho trovato questo diagramma qua sulla scrivania di Fabio, bellissimo, l'avevo visto su internet anni fa. Si parla di un argomento, sono informato, parlo. Non so un cazzo, mi informo, ho capito, parlo. Mi informo, non ho ancora capito un cazzo, sto zitto. Il bug del sistema è qua, che si parla di un argomento, non so un cazzo, qua si bypassa tutto e parlo. Questo è da appendere in qualsiasi, me lo appendo anch'io a casa, bellissimo.